amici, benvenuti in questa nuova snapshot di Minecraft. Eccoci nella snapshot 14W32, che aggiunge diverse interessanti funzionalità, tra cui il fatto che se la luce dei beacon attraversa dei blocchi di vetro colorati oppure dei pannelli di vetro colorati si colora. Sembra di essere in discoteca. Usate queste luci per animare le vostre feste oppure le esecuzioni capitali dei destini. Cosa? Come potete vedere, quando la luce passa in un blocco di vetro, in un pannello di vetro, questa si colora. Ma se decidete di mettere più blocchi o pannelli colorati nello stesso fascio di luce, questo inizierà a mescolare i colori fino a diventare qualcosa di inverosimilmente orribile. Indefinita tra il marrone e il grigio. Esatto, veramente. Così potete personalizzare i vostri beacon colorandoli nel vostro colore preferito. Ad esempio, se volete fare delle custom map che richiedono più giocatori, potete dire a un giocatore di seguire il percorso blu, a un altro di seguire il percorso rosa e così via. Passiamo adesso a un nuovo blocco che è stato aggiunto, le armor stand. Yes! O gli armor stand, decideremo in futuro. Non sono cavalletti per dipingere, no? Potrebbero sembrare. Potrebbero. Questi sono dei nuovi blocchi, diciamo delle nuove entità decorative che servono per mostrare le armature. Sono utili per mostrare completamente le armature, fanno bene anche le armature dipinte, le armature incantate, e anche per tenere teste di mob e zucche. Anche per provarsele come manichini, vedi? Esatto. Come sto? Come si craftano? Guarda che mi sembra, guarda che faccia sorridente, ti va a venire la voglia di guardare. Questo è il crafting. Si mettono degli stick e uno slab. Slab qualsiasi, qualunque di quelli che vedete qua. Al momento uno slab non funziona. Quale? Uno che non avete ancora visto. Lo vedremo tra poco. E quindi sappiate anche che si possono staccare fino a 16 alla volta. Io metterei tutto a 64. Sono fissati. Mettiamo un po' a 16 e un po' a 64. Mettiamo tutto a 64. Tutto a 7. Ma è un aggiornamento. Il prossimo sarà Minecraft 7.0 e sono abbastanza interessanti. Noi col tasto destro, cliccando sugli oggetti, possiamo prenderceli oppure rimetterli, indicando direttamente sulla nella zona indicata di questo porta armature. C'è chi usa il porta matite, c'è chi usa il porta armature. se volete distruggerlo in creative, vi distruggerà tutto e perderete tutti gli oggetti. No! Invece al momento in survival vi basterà un doppio clic del tasto sinistro e si tirerà giù in qualche modo. E si può, come i banner, cos'è, un cimitero questo? Orientare in tutte le 8 direzioni tipiche, esattamente come appunto abbiamo detto. Gli stendardi hanno anche alcune caratteristiche interessanti, essendo delle entità. Innanzitutto si cadono, quindi hanno la gravità, come le incudini. Qui si può morire perché ti cade in testa un cavalletto. Questo non lo so, vuoi provare? Va bene, devo mettermi qui? Prova. Sì, ma dovresti anche non essere in creative. Okay. Intanto proviamo, guardate. E rimbalzano anche con gli slime. Visto? Oh, provi. Olè! Ti ha fatto niente? Non fa niente. Non fanno niente, meglio. Come mai se cadono quello invece non cade? Perché si possono, essendo entità, evocare con il comando summon e in questo modo summon armor stand, e si possono dare dei tag per personalizzare l'oggetto che ci interessa. In questo caso, per esempio, metto no gravity e a questo punto il blocco resterà sospeso in aria. Ma altri interessanti tag che si possono dare sono per esempio small. Guardiamo qui il comando. Se si fa small uguale 1 verrà la versione piccina. Sembra l'armatura per te. Infine, se invece gli si dà questo tag show arms, ovvero mostra le braccia, mostrerà le braccia. Però purtroppo non capiamo al momento, ma essendo snapshot potevo sempre cambiare, perché non esista un modo di craftare quello con le braccia. Cioè, ma mi ricorda quello con le braccia? Cosa? Quel manichino che usano i pittori di legno per fare le varie posizioni del corpo umano. Potrebbe sembrare, sì. E infatti è possibile spawnarlo solamente con questo comando. Quindi in survival, se lo craftate, vivrà solo ed esclusivamente la versione senza braccia a dimensione naturale. Speriamo che le possano aggiungere anche la versione piccola e la versione con le braccia craftabili normalmente, perché ci sembrerebbe una privazione del survival senza senso. Comunque, guardate che carine, e ovviamente in questo caso abbiamo fatto small e show arms, se viene la versione unita. Ma
le braccia hanno solo scopo estetico o servono a qualcosa? Guardate, qui abbiamo fatto delle... Uno Steve con le mani nei capelli. Un mini Steve. Guardatelo, che carino. E qui uno abbiamo... Uno spadino! Sì, si mette lo spadino. Ovviamente solo quelli con le braccia possono portare le spade. Ta-na! E potete esattamente fare come abbiamo sempre fatto. Ta-na! Sta che bello scheletro. Non riesco a togliergli la spada. Niente, non c'è modo. Se la tiene stretta. Gli ho tolto la testa, ma non la... Toglietemi tutto. Ma non la mia spada. Tienti pure la testa, tanto sono morto. Quindi non è un problema. Inoltre anche... Perché la spada invece è utile da morti, eh. Possiamo vestire le grazie di Spence. Vai avanti, che vai. Carina, vestiamoli. Sì. Ah, sì, che tenerezza. Sì, giocare con le bambole. E possono essere raccolte attraverso... Eccoli lì. Va, che carino, bello. Può fare anche giri nel Minecraft. Uno può andare in giro per il mondo a mostrare quanto è bella la propria armatura. Che carino. Finché non passano più furbo e te la frega. È una soluzione. Vedi, certo, il creeper con l'armatura di diamante. Devi sempre pensare, ma... Ehi, creeper, invece c'è un modo per disattivarne l'intelligenza. Disattivarne l'intelligenza. Ora vedremo. È stato aggiunto un nuovo blocco che è abbastanza carino. La red sandstone. Immaginatevela una sandstone in tutto e per tutto, tranne il fatto che è rossa. E quindi dovete craftarla non con la sabbia, ma con la sabbia rossa. Come si fa? Il crafting è assolutamente identico per tutto, quindi non dovete preoccuparvi. Come sapete craftare la sandstone, crafterete anche la red sandstone. La potete trovare normalmente nei biomi mesa, ovvero quelli Grand Canyon pieni di clay. Li troverete vicino alle miniere, alle entrate delle miniere. Ovviamente, se no, la potete comunque craftare voi. Esiste le versioni rosse di tutte la sandstone, quindi tutto normale, nulla di strano, tranne questa, grazie. La Chiseled Redstone, come potete vedere, invece di avere il Creeper, ha il Wither. Wither, stavo cercando infatti il quadro del Wither, sì, come scopo esplicativo. Brava, ma penso che comunque si capisca in ogni caso lo stesso. E esistono tutte le varie versioni. Quello che stiamo per dirvi è che al momento siamo sicuri che lo sistemeranno. Non si possono craftare gli armor stand sul blocco di slab di redstone. Di red sandstone. Red sandstone è uguale. Infine, ultima caratteristica. Oh, fate quello del Wither. Oh, che bello. Che carino, guarda. Ora è tutto un altro senso. Mi ricorda gli Ultimate Monument, per amor di simmetria. Ah. E hanno aggiunto una nuova tag anche per disattivare l'intelligenza artificiale dei mob. Guardate. A parte i testificate, perché non ne hanno. Questo è un creeper, in vero creeper. In vero finto marmo. Direi smeraldo. Solo che non funziona. Cioè, come potete vedere, lo posso attraversare. Non mi guarda, non si muove, non si muoverà mai. Però può morire, può prendere danno, può farsi male in qualche modo e ovviamente lascia gli oggetti in tutti i casi. E può anche essere trasportato in giro da altri mob o sui minecart, ma non farà niente. Questo va bene anche per i mob sia ostili che amichevoli. E per esempio per i Batman, guardateli, per una volta che posso avere un Batman pronto per l'esecuzione. Ah, ma che bello, aspetta, mi sono divertito troppo, aspetta, lo devo rifare. Ah, che bello, ok. Quindi, cosa? No, non c'è il mob griffing attivato. No, l'ho disattivato io. Ah, se no abbiamo scoperto la castana, brava, meno male. Quindi, potete comunque attivarlo, però di base non ha un'intelligenza artificiale, è disattivata. Stai uccidendomi la mucca. Ok, ho aiutato a fare tutto. Beh, ora sì che va bene. E è abbastanza interessante, soprattutto anche per vedere dei mob senza paura che scappino. Soprattutto magari i conigli, dici, li voglio vedere, e uno non può farlo perché scappano sempre. Non puoi mai vederli un attimino di che colore hanno la coda, per dire. L'ultima caratteristica che possiamo vedere è un Batman a 8 ali. Eh? Un Batman a 8 ali a 3 teste. Cosa stai facendo? Aiuto! Stai creando un mostro! Lo dicevo io che sta diventando un mutante. Aiuto! Aiuto! Ok. E il fatto che d'ora in poi, quando subirete danno, vedrete una piccola animazione sui vostri cuori che vi farà capire l'ammontare preciso del danno appena subito. E iniziamo a farci male! Come vedete, quando perdo un cuore, vedo un cuoricino lampeggiante di bianco. Questo mi fa capire di quanto sto morendo! Aiuto! Ti salverà!
Sono morto. Ben ti sta. Grazie. L'animazione non ti ha salvato. Quindi queste sono le novità e modifiche del nuovo Snapchat 14W32. Fate sapere cosa vi è piaciuto di questo Snapchat. Abbiamo i beacon, abbiamo Almo Stand, abbiamo il nuovo, la nuova Red Sandstone e anche volendo i mob senza intelligenza. Da questa bellissima tramonta è tutto. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima con gli Eternal Love. Ciao. Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Snapshot.